Edilizia economica popolare, in Consiglio si è votato la delibera pochi giorni fa che prevede appunto 25 alloggi in zona Carabuffa, che si aggiungono ai 20 a Caragol e agli altri 20 in zona Sassegada. In Consiglio però si è avuta un po' di agitazione fra i banchi dell'opposizione. Ci vuole spiegare il motivo, consigliere Grossi? Beh, molto semplice, è un'opposizione che vuole addossarsi delle medaglie e prendersi dei meriti che non le competono. Evidentemente, come tutti sappiamo, il programma Casa era un programma prioritario nella giunta Tede, questa amministrazione sta continuando a perseguire quello che era lo scopo e l'obiettivo del piano Casa, che non è ovviamente di facile soluzione, però comunque abbiamo iniziato a regolamentare questa situazione, abbiamo iniziato ad assegnare delle aree, e come ha giustamente detto lei ci sono circa un 100 alloggi che nel giro di 3 anni dovrebbero decollare, spesso si è stati fermi, ma non è certamente per colpa, diciamo, di questa giunta, in quanto sappiamo benissimo la burocrazia quanto tempo ci fa penare. Evidentemente questa situazione ha lasciato magari spazio a qualche consigliere di opposizione di addossarsi merde, che ovviamente non ha, perché sfido chiunque con una opposizione che possa prendere delle decisioni senza che la maggioranza ne sia cosciente, quindi capisco anche che recitano il loro ruolo, probabilmente a volte lo recitano male e comunque credo che la cosa più importante è che questa amministrazione sta portando avanti con serietà e con fattività questo programma Casa, non risolverà sicuramente il problema di tanti cittadini bisognosi, ma è sicuramente un forte impegno di questa amministrazione nel portare avanti quei programmi, perché spesso si grida lupo al lupo, spesso si dice che queste cose vengono fatte solamente in campagna elettorale, noi non ce ne curiamo, continuiamo avanti, stiamo cambiando questo aspetto ad Alghero in modo positivo e lasciamo alle opposizioni le loro piccole critiche.